Del narcisismo si dice tanto, ma a me viene subito in mente un ragionamento che concerne, diciamo, la critica di genere alla Judith Butler. Quindi la ricollegherei alla questione patriarcale e a come le donne e le femmine, insomma, in generale, vivono la propria condizione di donna in questo mondo. Questo lo dico perché è andato molto di moda e si dice che va molto di moda tacciare di narcisista, magari appunto chi ha avuto i comportamenti scorretti o semplicemente ha lasciato la ragazza in una coppia etero, insomma, e tant'è che a conferma di questa affermazione il fatto che vada di moda, ne ricavano consenso come follower sui social, eccetera, questi psicologi o pseudopsicologi che abbiamo criticato, che avete criticato e denunciato, tra virgolette, fino ad adesso. È un fattore però assolutamente non trascurabile. Prima parlavo del mondo in cui vivono le donne e vivono gli uomini. Questo è infatti, parliamo un po' a livello eziologico, il narcisismo colpisce prevalentemente uomini e è prevalentemente presente nel mondo occidentale e capitalistico. È praticamente assente, insomma, in paesi in via di sviluppo o del terzo mondo, come tante psicopatologie o disturbi di personalità. Dal canto mio, ho tratti narcisistici, personologici, tratti dei cluster B diagnosticati, ma questo possono esserci tratti, ad esempio una disregolazione emotiva borderline, ma non sei borderline, non hai il disturbo borderline di personalità, puoi avere dei tratti narcisistici, ma possono semplicemente fare parte della tua condizione personologica, sei fatto così o sei fatta così, non sei narcisista. Ugualmente, se ti metti il trucco, non sei istrionica, o se ti fai i colpi di sole, stessa cosa. Importante l'aspetto scientifico, clinico, psichiatrico, anche importante l'aspetto appunto psichico, psicologico, e in questo caso psicologico, clinico. E qua vorrei riallacciarmi al più grande contributore di sempre del narcisismo, Alexander Lowen, che ha scritto un libro che appunto si chiama Il narcisismo nel 1970 e qualcosa. Anche se mi è venuta in mente una piccola parentesi che sarebbe quella, sempre facente parte del cluster B, quella del disturbo antisociale di personalità, perché adesso ho preso il narcisismo di Lowen, ma c'è un libro interessante, si chiama The Psychopath Test, Psicopatici al potere, tradotto in italiano, di John Ronson, un sociologo, scrittore, eppure commediografo americano. È un libro che consiglio, ce l'ho qua, consensuale. Questo qua è un libro che consiglio vivamente, Viaggio nel cuore oscuro dell'ambizione, e spiega come mai i cosiddetti psicopatici, in realtà chi ha il disturbo antisociale di personalità, spiega come mai i cosiddetti serial killer o psicopatici o sociopatici non si vedano più. Menzogna, perché attualmente possono arrivare al potere. E non solo possono, ci arrivano. E non solo ci arrivano, ci sono arrivati e ci stanno rimanendo. Ci sono tanti esempi calzanti. Non essendo italiano, posso esprimermi anche politicamente, facendo politica nella vita. Trump, insomma, l'uomo più potente del mondo, in teoria, oltre tante evidenti psicopatologie acclamate da tanti psichiatri, non da me, insomma, è fondamentalmente
antisociale, al disturbo antisociale di personalità. Ma un altro esempio può essere semplicemente, purtroppo semplicemente, chi lavora in borsa e con un semplice click del mouse manda in rovina consapevolmente migliaia di famiglie, causando il suicidio di persone, insomma, e lo fa provando piacere. Ma il disturbo antisociale è un altro discorso a parte, ma chiaramente se parliamo del cluster B, di disturbi di personalità, sappiamo che per ogni cluster, se si ha un disturbo, il disturbo istrionico di personalità, è molto probabile di avere tratti oppure proprio altri disturbi di personalità dello stesso cluster comorbidi. Morbidi, come appunto, se parliamo del disturbo antisociale di personalità, come disturbo istrionico, oppure il disturbo borderline, e in questo caso torniamo al disturbo narcisista di personalità, che appunto, spesso è comorbido con l'antisociale, anche se in forma lieve. In questa edizione della Feltrinelli di Narcisismo di Lowen, è interessante, una statuetta del Louvre in copertina di Dioniso, e appunto piuttosto che di un Narciso, non lo so, è interessante perché appunto il rapporto tra Dionisiaco e Apollineo è ben marcato, e il narcisista diciamo che è Dionisiaco nelle sue espressioni e atteggiamenti e comportamenti della quotidianità. Dionisiaco, diciamo, ma non epicureo, ma la questione delle emozioni è ben più difficile da affrontare quando si tratta di disturbi di personalità e in generale di psicopatologie, avendo appunto spesso la ricerca del piacere, delle emozioni, come tentativo di trovare ciò che non si ha, ciò che non si prova, quindi comportamenti scorretti o esagerati. Ad esempio, si può trovare piacere dalla manipolazione, ma non sto qui a spiegare cos'è la manipolazione. Appunto, questo spetta a psicologi o psichiatri competenti in tutti i sensi, non quelli che vediamo sui social network, che vogliono ottenere follower, seguaci nei loro blog, soltanto ammaliando, sfruttando, diciamo, la mise di quelli che aiutano una rottura d'amore, quindi sfruttano le debolezze. Sono forse proprio loro dei narcisisti, chiaramente non in senso clinico, ma in senso di denuncia sociale. Ed è proprio qua che mi allaccio. Il narcisismo è un fattore socioculturale, sociologico e culturale, come dicevo prima, appunto, eziologicamente molto più diffuso e quasi solo diffuso nell'Occidente capitalista, e quindi un fattore è determinato da un fattore culturale. Qua ci sarebbe tanto da approfondire, perciò tentenno insomma, te che io scrissi tempo fa, parlai del narcisismo individuale, tema privilegiato in tanti contesti, ma anche del narcisismo sociale, che può essere anche di un gruppo sociale. Vediamo poi, sappiamo che un gruppo sociale, più di 3 persone, quindi può avere una sua capacità di ragionamento o di non ragionamento, e quindi un gruppo sociale può essere narcisista. Negli anni 70, basandosi
sempre sugli studi di Reich, Wilhelm Reich, ha cercato, ha notato che stava, la parola narcisista stava diventando qualcosa come se, il più grande male del mondo, il più grande male del mondo, come se qualcuno avesse aperto il vaso di Pandora e dentro il vaso di Pandora ci fosse stato il narcisismo. Lowen allora si è interessato a questo argomento e l'ha approfondito, l'ha studiato, l'ha approfondito insomma, e ha scritto un saggio, il saggio più importante di sempre in materia del narcisismo. E proprio per destigmatizzare quello che è quel falso mito che il narcisismo non è il male di questo mondo, o quantomeno il disturbo narcisistico di personalità non è il grande male del mondo, ma è semplicemente una psicopatologia, purtroppo da una prognosi difficile perché il narcisista, non si essendo egosintonico, quindi non rendendosi conto, vedendo i propri sintomi come parte di se stesso, e non si rivolge a specialisti, non chiede aiuto e non guarisce fondamentalmente, non volendo guarire, eppure soffre. E bisogna riconoscere la sofferenza altrui e tentare di essere d'aiuto ove e quando possibile. E nel caso dei narcisisti so che patologici è difficile, ma bisogna fare il possibile, salvaguardando sempre la propria incolumità, diciamo, no? Quindi quando comincio a farmi del male nell'aiutare, forse sto aiutando male, o comunque il mio contributo deve prendersi una pausa, diciamo. È chiaro quindi che purtroppo un grave rischio per chi soffre di disturbo narcisistico di personalità è il suicidio, o il successo, o il suicidio. È quando, diciamo, Narciso vede nel mito, si vede allo specchio. Diventa un fiore, non è più, no, non c'è più. Quindi, insomma, riconosciamo che sono delle persone e il disturbo narcisistico di personalità è qualcosa che si ha e non qualcosa che si è. E questo vale per qualsiasi patologia, psicopatologia, che sono patologie mediche. Lasciando vari aspetti di quanto afferma Lowen in quanto psicoanalista, ma altri legati diciamo al narcisismo sano, che ricorda poi le prime fasi freudiane, non sono un amante della psicodinamica o della psicoanalisi, sono più positivista, fenomenologo, quindi è però molto interessante l'aspetto bioenergetico di Alexander Lowen, lui affronta la bioenergetica, la sua invenzione. Insomma, del suo maestro Reich, è importante un suo approccio terapeutico, anche se in generale ce ne sono altri, sperando che una persona affetta da un disturbo narcisistico di personalità si rivolga a uno specialista, ma ci sono in particolare una cognitivo-comportamentale di base, almeno statisticamente la più utile. Mentre Lowen aveva inventato e vengono a tutt'oggi applicate le sue pratiche bioenergetiche rispetto al linguaggio del corpo. E un narcisista è evidente dal linguaggio del corpo, ma lo devi sapere vedere. Quello si chiama occhio clinico e deve avere studiato per farlo. Appunto, e non quello lì è narcisista perché l'ho letto su internet, su alfemminile.com. Tante belle informazioni su quel sito, ma non sono tanto affidabili, insomma. E purtroppo la principale caratteristica dei narcisisti è che la negazione dei propri sentimenti, un'ostinata negazione dei propri sentimenti, questo li condanna a desolanti rapporti manipolatori e inautentici. E non è cosa bella. Quindi, insomma, non condanniamoli, perché sono già condannati. Aiutiamoli piuttosto.
Ora, sempre rimanendo Lowin, che è il tema, diciamo, di questo, e questo explain che sto facendo random, e senza competenze, vorrei, tralasciando tutto il libro, leggere proprio gli ultimi due paragrafi, per spoilerare, poi del resto invito alla lettura, perché diciamo che è molto emozionante quello che dice, molto. E allora, ecco. Il desiderio è la chiave del piacere. La quantità di desiderio che si può provare è determinata dal grado di vitalità. I morti non hanno desideri, le persone depresse ne hanno pochi e i vecchi meno dei giovani. I bambini, essendo più vivi, hanno desideri fortissimi e provano un piacere enorme quando vengono realizzati. Ho visto mio figlio saltare letteralmente dalla gioia dopo aver avuto qualcosa che voleva intensamente. Non poteva contenere l'eccitazione, era troppo forte. Questo è il segreto della gioia, provare un'eccitazione così forte da venirne sopraffatti. Ma per provare gioia bisogna essere liberati dall'ansia di lasciarsi andare e di esprimere i propri sentimenti. O, in altre parole, si deve essere liberi da preoccupazioni e innocenti come bambini. Qua è un passaggio importante. I narcisisti non sono né liberi da preoccupazioni né innocenti. Hanno imparato a giocare il gioco del potere, a sedurre e a manipolare. Si preoccupano sempre di come li vedono gli altri, delle reazioni che sapranno suscitare. E devono mantenere il controllo. Perché perderlo risveglierebbe la paura della follia. Accennavo prima. Sono sicuro che alcuni di noi hanno conosciuto quei momenti di gioia in cui l'io si fa da parte e il bambino che è in noi è libero di ridere e di amare. Purtroppo perdiamo troppo presto la nostra innocenza e, ancora peggio, ne siamo lieti. Non vogliamo essere innocenti perché questo ci rende vulnerabili al ridicolo e alle ferite. E questo si riallaccia alla questione patriarcale e più femminista in senso generale. Preferiamo essere sofisticati, cosa che ci permette di sentirci superiori. Ci sembra che la gente sofisticata si diverte di più. Feste, baldore, stranezze, assenza dei limiti. Non vi ricorda un po' Instagram, i social? Che cos'hanno gli innocenti? Un cuore aperto, piaceri semplici, fede. Quanto è più allettante saperla lunga, conoscere tutto della vita, gli alti e i bassi, avere potenza, essere ammirati, sentirsi speciali. È difficile resistere alla seduzione del potere. Mi riallaccio appunto a Psychopath Test. In modo particolare quando da bambini si è stati feriti e traditi da chi si amava. Qua, mega parentesi sui disturbi dell'attaccamento e dell'adattamento. Vendere il regno dei cieli per il potere è un patto con il diavolo. Il narcisista lo accetta. E insomma, qua finisce il libro e possiamo capire che purtroppo il narcisista fa un patto col diavolo, vende l'anima, ma non è perduto. Mettiamola così, alla fine, qual è la scelta del Faust? L'amore o la conoscenza? L'amore in cambio della morte o la conoscenza rimanendo in vita? Insomma, Goethe ci ha scritto il più grande libro di sempre, dopo la Divina Commedia, ovviamente. Chiudendo, quindi, davvero, un invito a tentare di smettere di tacciare per narcisista. Chi ha qualche atteggiamento che non ti aggrada. Potete vincere magari da questo video
Che sono io stesso narcisista. Ho fatto tanti test, non lo risulto a livello patologico, eppure lo siamo. E come non esserlo di questi tempi? Ma non è certo qualche situazione sentimentale o qualche come si chiama quello lì che fa qualche youtuber che fa lo psicologo che andrebbe denunciato all'ordine degli psicologi proprio per come tratta i pazienti. Invito alla lettura, sintetizzando il tutto, Il narcisismo di Alexander Lowen, tralasciando gli aspetti psicodinamici, psicoanalitici, era uno psicoanalista d'altronde, oltre che psichiatra, oggi diciamo, siamo un po' ammodernati, ma per quanto concerne l'aspetto personologico del narcisismo, qua c'è tutto. Da qua, dagli anni 70, è partito tutto. Insomma, questo è il più grande saggio di sempre, più importante. E è molto emozionante anche da un punto di vista narrativo, poetico, se vogliamo, per come viene descritto. E infatti, quel poco che ho letto, lo spiega. Il narcisista purtroppo ha fatto il patto col diavolo. Come Faust. Narciso come Faust. Ciao.